Mercoledì 29 luglio, ore 15, siamo con Leaks Condotime, l'appuntamento del mercoledì di condomani.it, condomani al social network per la gestione del condominio, e con questi appuntamenti del mercoledì ci teniamo compagnia con i condoministratori, a volte con i condomini, con argomenti di interesse. Condomani è il social network per la gestione del condominio, rivolto all'amministratore del condominio, ma con questi eventi andiamo ad aumentare i contenuti di interesse, andiamo a fornire contenuti di interesse a chiunque voglia. Quest'oggi, così come da consuetudine, a partire da gennaio 2020, da quando abbiamo iniziato il secondo time, ci sono con noi due esperti, ovvero la dottoressa Sabina Pastrello. Ciao Sabina. Ciao, ciao a tutti. Importantissima tributarista che collabora con noi è l'architetto Emiliano Marino, il nostro Archistar. Ciao Emiliano. Con loro abbiamo iniziato un percorso che è partito con il bonus facciate del 90% a gennaio e poi si è trasformato nel super bonus 110%, con lo scopo di informare sostanzialmente amministratori e condomini delle novità da un punto di vista sostanzialmente fiscale su super bonus, bonus facciate e così via. L'appuntamento che ci siamo dati è di una volta a settimana e quest'oggi avremo un question time, ovvero risponderemo alle vostre domande. Risponderemo alle vostre domande su tutti i dubbi che effettivamente ci sono, ma ce ne sono tanti perché non so, poi ci diranno Emiliano e Sabina se è tutto certo oppure ancora c'è qualcosa che non è certo. Non sono io a potervi dare risposta, ma sono io a potervi fare un po' di domande. Per chi vuole fare domande, per chi è in diretta, in chat, può scrivere domande. Se le volete fare in video, domande al massimo di 30 secondi, dopo 30 secondi togliamo il microfono. Con audio e video, quindi domande molto brevi, cioè 30 secondi si riesce a dire anche tanto effettivamente. Dopodiché magari potete avere anche una replica successiva. Vi ricordo invece degli appuntamenti con domani. Lunedì, ogni lunedì, il Condo Podcast, da qualche settimana anche in modalità video. Trovate il nostro Condo Podcast con tutti gli argomenti di interesse su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast e da qualche settimana in video su YouTube, dove si trova condomani.it/podcast-youtube o magari podcast-spotify e così via per le altre piattaforme. Comunque su YouTube, condomani.it/podcast-youtube, trovate tutti i video degli ultimi podcast. Il martedì, per chi di voi ancora magari sta scegliendo, o magari dei vostri amici che ancora utilizzano dei software obsoleti su dei macchinoni che si installano anziché del software cloud intelligente come Condomani, facciamo una presentazione dalle ore 15 alle 16 di Condomani. Il mercoledì l'appuntamento con il secondo time, sempre dalle ore 15 alle 16. Il giovedì, per tutti i nostri clienti, un question time con il dottor Vincenzo Cristoforo, con cui potete chiedere dubbi contabili o dubbi sull'utilizzo di Condomani. Molto utile, come diciamo sempre, non tanto per i propri dubbi, ma ascoltando i dubbi degli altri si scopre che magari su Condomani ci sono tantissime altre funzioni che magari uno ancora non conosce ed è normale che sia così. Il venerdì invece l'appuntamento estivo della Condosfida. Trovate su condomani.it/condosfida il primo video uscito venerdì scorso in cui sfidiamo i condoministratori a mandarci un video interessante da una delle località da dove diciamo villeggiano in questi giorni oppure magari località vicine al proprio ufficio, ma non dall'ufficio, ma non da casa, per farci vedere quanto è bello lavorare con condomani da posti splendidi. Vogliamo proprio entrare nei vostri posti belli. E vi ricordo che dopo che mandate il video potete mandarlo a info@condomani.it via WhatsApp, ce lo potete chiedere in privato il nostro numero WhatsApp e avete la possibilità di taggare tre condoamministratori e quindi chiedere ai vostri tre amici amministratori diciamo di sfidarli. Nel caso chiedetemi in chat e ne parliamo. Oggi andiamo subito quindi su Sabina e su Emiliano. Sabina, Emiliano, sostanzialmente qual è lo stato dell'arte da un punto di vista sostanzialmente normativo? Cos'è uscito? Cos'è stato approvato? Cioè in termini sostanzialmente di a che punto siamo per poter partire finalmente con questo super bonus che è iniziato il 1° luglio forse, però diciamo le specifiche sono arrivate un po' dopo. A voi. Dov'è Emiliano? Sono qui Sabina. Prendi pure la parola, poi io integro, tranquilla. Allora, diciamo che le novità nelle ultime settimane sono state parecchie, sono uscite, diciamo, è finalmente uscita comunque una guida di facile interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha permesso di sciogliere quelli che magari erano alcuni dei dubbi un pochino più, diciamo così, di carattere generale, che hanno aiutato un attimino a fare un po' di chiarezza sui dubbi interpretativi che avevano lasciato.
Diciamo che io trovo che ancora ci sia la necessità da parte del legislatore di aiutarci ad avere maggiori informazioni in merito, perché comunque su alcune, io ho fatto diverse, ho avuto la possibilità attraverso i database che ho a disposizione di fare un po' di ricerche, di fare un po' di approfondimenti, però ancora quando si leggono sono ancora un po' interpretazioni, non c'è una vera e propria, diciamo, linea guida che ci dica esattamente come comportarci. Però diciamo che adesso, secondo me, siamo nella condizione di poter dare delle informazioni sicuramente più precise e di avere, diciamo, la situazione un pochettino più sotto controllo, a mio avviso. Concordi con me? Sì, il mio punto di vista è assolutamente allineato col tuo, è che ci sono due facce di questa medaglia e non a caso, ma fin dal 90% abbiamo chiesto a una collega e un'amica come te, che ha delle competenze ben diverse, noi che siamo dei tecnici, abbiamo uno studio tecnico, quindi ci occupiamo di edifici e non certo di aspetti tributari. Di affiancarci in questo percorso, perché se devo tagliarlo un po' con l'accetta, devo dire che oggi per il tecnico che deve mettere le mani sul fabbricato per conseguire quello che prevede il decreto 34 oggi finalmente convertito, perché si abbia diritto al 110%, io mi sento di dire che è tutto abbastanza chiaro, nel senso che se andiamo a analizzare il decreto sta sostanzialmente utilizzando tutte le norme esistenti. Noi sappiamo già cos'è un attestato di prestazione energetica, ne abbiamo fatte a decine e decine in questi anni. Sappiamo già cos'è una pratica edilizia in vincolo e non in vincolo, quindi sappiamo dove va fatta l'autorizzazione paesaggistica e poi la SCIA e dove è soltanto la SCIA. Sappiamo che cosa vuol dire preparare un progetto e un appalto? Tutte queste cose sono molto. Lo stesso sulla sicurezza di cantiere è tutto estremamente chiaro e immutato rispetto al passato. E poi dopo entriamo sugli aspetti magari più del decreto. C'è un grandissimo richiamo al super bonus che è invariato, anche quello è già esistente. Gli ultimi puntini sulle i che mancano sono. Dal punto di vista nostro, il decreto del MISE con i massimali di spesa, di cui abbiamo già detto le anticipazioni sul Sole 24 Ore e su, insomma, quindi diciamo quelli che ci dicono quanto possiamo spendere al massimo al metro quadro per il famoso cappotto termico e per altre cose di questo tipo. E le anticipazioni che si sono viste sono di totale tutela rispetto alla possibilità di operare. C'è questo rimando forte al super bonus che abbiamo applicato in tutti questi anni, dove ci sono già dei limiti di spesa, per esempio per i serramenti e quant'altro. Quello per cui manca qualcosa, e lo stanno attendendo. Sono delle qualche indicazione in più. Io non ti sento, non so se Sabina lo senti. No. Ok, vabbè. Abbiamo perso Emiliano un attimo e lo recuperiamo fra un attimo. Allora, vai Emiliano, ci sei? Mi sentite, ragazzi? Ora sì, se no passiamo alla domanda con Sabina. Prova ora. Ok, questo per fare un quadro d'insieme, per dire una cosa più specifica, noi da quando è attivo il decreto abbiamo incontrato decine di committenti, sia diciamo come Sì, su questo un villette, attimo ma anche Emiliano, faccio una premessa condomini, io, e così. sono venute poi molte domande. Sì, su Prego. questo, un attimo. Allora, su questo lo dico un po' a tutti i partecipanti. Rivolgetevi ai tecnici che desiderate, parlate con i vostri amministratori se siete condomini, se siete amministratori parlate con le vostre liste di riferimento. Nel caso vogliate un parere o vogliate coinvolgere un preventivo da
l'architetto Emiliano Marino dallo studio GM o la dottoressa Sabina Pastrello, chiedeteci pure, chiedete loro direttamente. Non, lo scopo dell'evento non è vendere servizi, lo scopo dell'evento è informale, però sappiate che comunque loro operano in tutto il territorio nazionale senza problemi. Da quando è uscita questa riforma, chiaramente il numero di contatti barra contratti sono sostanzialmente aumentati e chiaramente le loro competenze sono evidenti, quindi se vi va chiedete. Io farei però prima subito una domanda a Sabina, sfruttando anche il tuo audio perfetto di poco fa. Si parla di professionisti, quindi io immagino vorrei affidare il lavoro per la villa con cinque, qui dietro una villa con cinque piscine, no, non è vero, è il piscino di casa, non sarebbe nulla di male, però insomma, e quindi devo contattare un professionista, ad esempio l'architetto Marino. Ora, i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al super bonus, ti chiedo, devono rispettare obblighi specifici o semplicemente sono degli architetti, sono dei geometri, sono degli ingegneri come me e gli si affida il tutto? Fammi un attimo capire, perché una delle domande, diciamo, io contatto il tecnico deve essere alto, basso, che tipo di tecnico? Allora, prima di tutto le relazioni che devono essere emesse per questa cosa in realtà sarebbero due, perché una riguarda il visto di conformità che deve essere rilasciato per far sì di poter asseverare che le fatture che vengono rilasciate dal fornitore siano corrette, non ci sia da parte del fornitore della fraudolenza. Quindi ci deve essere un visto di conformità che attesti questa veridicità della fatturazione. Quello che non è ancora sostanzialmente chiarissimo, anche perché il visto di conformità sono gli studi come il mio, che lo devono rilasciare, quindi i revisori contabili devono rilasciare questi tipi di asseverazioni, e non è ancora completamente chiaro se devono essere rilasciati questa tipologia di visto solo in caso di cessione del credito o comunque se debba essere rilasciato comunque da parte del professionista per poterla portare in detrazione nei 5 anni da parte del contribuente privato. E questa è una prima asseverazione che deve essere rilasciata, e quindi anche in questo caso, come avviene per l'asseverazione rilasciata dall'architetto, dalla direzione lavori, invece da un punto di vista più tecnico, proprio in merito ai lavori che vengono effettuati nel cantiere, deve essere rilasciata un'asseverazione da parte del tecnico che deve necessariamente dotarsi di una polizza assicurativa che vada a garantire la sua responsabilità nel caso di problematiche nei lavori. E quindi questa garanzia che deve, cioè diciamo questa polizza assicurativa non può essere inferiore ai 500.000 euro. Queste sono le due... Scusa. Ok, grazie. Allora, faccio una domanda ora invece ad Emiliano, perché io sto in questo momento dove sono, ho veramente caldo, quindi il tetto qui sopra sostanzialmente è di cemento, quindi la domanda è, il superbonus c'è di cemento, cioè le tegole, sotto le tegole c'è cemento invece di qualche isolante. Parliamo quindi di tetto, una delle domande che ci è arrivato prima della diretta. Posso utilizzare il superbonus 110 per isolare il tetto oppure no? È un'ottima domanda, è una di quelle domande che incontriamo spesso nelle visite ai fabbricati che facciamo, e quello che voglio dire è che ogni edificio è diverso e non c'è una risposta che vale per tutti. Un criterio è quello dell'edificio oggetto di calcolo. Noi che cos'è che dobbiamo isolare? Non il tetto, non i muri, ma l'involucro opaco. Quindi se tu, Antonio, finisce involucro opaco, cioè vetri non lavati? No, involucro opaco è il contenitore, come se la tua casa fosse una scatola di scarpe, ma la parte non trasparente, che sono invece le finestre. Quindi stiamo parlando di quello che non sono le finestre, il pavimento, il tetto e i muri, banalizzando. Però torniamo al tetto, che è un tema fondamentale. Se tu sopra la tua testa hai un solaio inclinato e sopra, come hai descritto, hai delle tegole, e poi dopo c'è l'esterno sostanzialmente, quindi c'è la parte non riscaldata, allora quel solaio inclinato, che in alcuni casi sarà in legno, in altri casi in latero cemento, ma comunque è il confine tra la zona riscaldata
e la zona non riscaldata e quindi è involucro edilizio. Se invece tu avessi un solaio piano e sopra ci fosse un tetto a falde, per cui c'è un sottotetto magari nemmeno accessibile, quello lì è quello il solaio piano e l'involucro opaco. E quindi in questo caso il tetto, se va rifatto, sistemato, magari può essere un'occasione il fatto che c'è presente un ponteggio, ma sicuramente non entra nel 110%. Questo va bene per spiegarlo al bar. Se invece dobbiamo spiegarlo alla pubblica amministrazione, dobbiamo redigere, come secondo me va preparato in tutti questi casi, l'ex legge 1091, che va, la relazione tecnica ex legge 1091 va affiancata ad ogni scia che noi presenteremo, perché lì dentro definiremo in modo chiaro che cos'è l'edificio oggetto di calcolo e con riferimento all'unità immobiliare, quindi in quell'unità immobiliare quali sono i locali riscaldati e i locali non riscaldati. Questo per avere una situazione estremamente trasparente a tutela di tutti, soprattutto della nostra committenza. Grazie. Allora, io vado qui con le altre domande che ho ricevuto, dopo prenderò quelle della chat, però mi rivolgo ora a Sabina. Parliamo di credito di imposta, sei tributarista, quindi non ti faccio domande su come riscaldare una piscina, ti tocca questo. Il credito di imposta può essere ceduto? Sostanzialmente io direi assolutamente sì, lo cedi, no? Nasce tutto da questo, il legislatore con il 110% proprio permette questo, perché c'è un lavoro, c'è, costa 100, viene ceduto, l'azienda, che la banca che lo prende ci guadagna quel 10, in teoria solo quel 10, e viene ceduto. Ma può essere poi ceduto da un'azienda ad un'altra azienda e così via, fin non so dove, o che limiti ci sono a tal proposito? La cessione del credito d'imposta è illimitata, non esistono limitazioni da questo punto di vista. Io posso cedere. Tipo una palla avvelenata, che in questo caso non è avvelenata perché è un valore. Esatto, man mano me lo scarto. È una palla con la marmellata in questo caso. Diciamo che preferisco non avere, posso cederlo, il fornitore può cedere, il fornitore che si fa carico del credito d'imposta può cederlo a sua volta a, non so, il fornitore della caldaia piuttosto che dei serramenti, che a sua volta potrà cederlo a un terzo soggetto e a sua volta potrà cederlo alle banche. Senza che noi sappiamo nulla di questo, giusto? Cosa, scusa? Senza che il condominio non sappia nulla di tutto ciò, cioè allora si cede a un primo step e finisce lì, dopodiché il fornitore sono fatti suoi. Esatto, al condomino questo non importa, lui ha fatto la sua prima cessione, dopodiché è solo una questione, diciamo, poi più che altro è il fornitore che, facendosi carico di questa cosa, ha la possibilità, per cui non diciamo è quasi impossibile che il fornitore magari si possa tirare indietro da questa possibilità, perché potendolo cedere a sua volta anche per i suoi, diciamo, per l'acquisto dei suoi prodotti finiti, diciamo così, inerenti al 110, voglio dire, gli fa comodo anche a lui. Quindi... Anche perché un fornitore, un piccolo fornitore che dovesse fare più lavori, se inizia a fare i lavori acquisendo il credito, poi non ce la fa a stare su in piedi, perché sostanzialmente nessuno lo paga, tutte quelle tasse da pagare non ce le ha, e quindi è normale, diciamo, che a un certo punto lo debba cedere. E questo aiuta sostanzialmente, per fare un plauso onestamente a chi ha ideato la norma così, aiuta anche il piccolo fornitore, che così può sostanzialmente prendere i lavori, non deve essere quindi un grande fornitore che ha milioni e milioni di euro di lavori, ma magari il piccolo artigiano attrezzato, ovviamente non l'artigiano improvvisato, la piccola azienda, riesce comunque a prendere il lavoro, a mettersi d'accordo con delle aziende magari più grandi per poterle cedere sostanzialmente. Quindi è stata pensata bene. Io ripasserei con Emiliano, scendo un attimo di livello. Prima abbiamo parlato di tetto, quindi sotto il tetto possiamo dire che ci sono i balconi, almeno per quello che ti voglio chiedere. Li possiamo rifare i balconi? Bellissima domanda. Se ci sono dei balconi in facciata e se abbiamo in animo di rifare le facciate con il cappotto termico, e se quei balconi sono infiltrati, e lo si vede facilmente, basta guardarli da sotto, ne ho incontrati alcuni che dagli anni 60... Giustamente, noi camminiamo per strada e vediamo se i balconi sono infiltrati, forse è facile per voi tecnici, però magari...
Poi apposta delle vetrine nei negozi, vedete se i balconi sono infiltrati, è una cosa che vi propongo di fare. Detto questo, se quei balconi sono infiltrati, vuol dire che quando piove continueranno a essere infiltrati e potenzialmente quell'acqua potrebbe finire anche alle spalle dell'uomo cappotto termico, con dei disastri inenarrabili. Quindi il consiglio è prendere in mano questa questione. I balconi nulla hanno a che fare con il risparmio energetico, quindi non rientrano nella fattispecie del 110%. Che cosa fare allora? Fino al 31-12 di quest'anno, poi vediamo cosa succederà, ma secondo me saranno avveduti e ci daranno del tempo. C'è il super bonus per le facciate. Quindi se quel balcone... Un attimo, preciso, 31 dicembre 2020, perché poi magari qualcuno va a vedere questo video negli anni, perché sul nostro canale YouTube condomani.it/condotano. Grazie, diciamo. Grazie, giustissimo, giustissimo. Quindi... oggi c'è il super bonus, se la facciata, se stiamo parlando della facciata principale che si affaccia, io ti ho perso, non so se sono solo io, Sabina lo senti Emiliano? Potrei avere un problema, no, io so... come non mi senti? Ora ti sentiamo. Allora, stai parlando di sostanzialmente i balconi che si affacciano sulla facciata principale, quindi immagino di sfruttare il bonus facciata al 90%, che non è molto lontano dal 110, se non che a te. Se i balconi sono sul cortile, posso utilizzare la ristrutturazione al 50%. Due cose voglio dire. Uno, quindi cortile interno e ristrutturazione al 50%, cortile esterno, facciata esterno, quindi un bonus bellezza, mettiamolo così, si chiama bonus facciate, 90%. Ci vogliono due cose. Ci vuole un bravo amministratore, possibilmente che usi un buon software. E tutti quelli che sono collegati sono sicuramente bravi amministratori. Esatto, faccia una buona tabella di riparto, perché... E adesso non è il momento di parlare di come si ripartiscono i costi dei balconi, ma comunque vanno raccolti dei fondi a parte per queste operazioni. L'altra cosa interessante e positiva che c'è nel decreto 34/2020 è che poi a un certo punto faremo anche le t-shirt con scritto decreto 34/2020, non sono ancora pronte, e la cessione del credito anche per questi altri tipi di lavori. E quindi in un appalto globale si può fare un accordo con l'impresa per cui ti cedo il 110, ti cedo il 50, ti cedo il 90, chiaramente finanziando la parte... Specifichiamo questa cosa, sostanzialmente alcune tipologie di lavori, correggimi se sbaglio, quindi poi mi direi se dico bene o male, non si potevano cedere all'impresa o a chi per essa diciamo il credito di imposta. È un qualcosa che il singolo condomino poi negli anni, in 5-10 anni, poteva andare a scorporare. Se facciamo il lavoro del 110 e in concomitanza facciamo il lavoro al 50, al 90, anche quel credito può essere ceduto assieme? Questo che stai dicendo oppure no? Sabina, che ne pensi? No, secondo me, o meglio, la cessione del credito così fine a se stessa è ancora in essere, cioè c'è sempre stata, è lo stato lo sconto in fattura quello che è stato eliminato, la cessione del credito può essere comunque attuata anche in questo momento. Non la vedo però in concomitanza con il 110, nel senso che se voglio anche cedere il 50%, lo cedo con le regole del 50%. Sì, bravissima, l'hai spiegato meglio di come ho detto io. Bisogna fare appalti separati, computi metrici separati, tabelle di riparto separate, anche se il progetto sarà unitario, perché a noi capita spesso e volentieri, quando mettiamo le mani su una villetta unifamiliare, che vogliano fare la riqualificazione energetica, poi vogliono ristrutturare i bagni e magari vogliono fare un piccolo ampliamento. Allora il piccolo ampliamento non ha nessuna forma di incentivazione, se è una prima casa non di lusso, all'IVA al 4%, punto e basta. La ristrutturazione dei bagni è una ristrutturazione al 50%, la riqualificazione energetica era al 65%, ma oggi è al 110% con tutto quello che abbiamo già detto. Quindi bisogna fare degli appalti con un occhio alla normativa, cosa che peraltro abbiamo sempre fatto, insomma, per utilizzarla correttamente. Ok, grazie. Prego. Senti, mi si dice il signore con la barba, che immagino che sarei io, non si sente bene. Mi sentite o meno? O almeno la barba si vede.
Mi sentite bene? Emiliano, Sabina? Sì, io sì, adesso avvicino anche il mio microfono. Ok, perfetto. Io andrei con la prossima domanda, a questo punto tocca a Sabina. Parlavamo di fornitore che è credito d'imposta, insomma si può cedere, ma alla fine questo fornitore che ha applicato sostanzialmente lo sconto in fattura, cosa se ne fa? Come lo può utilizzare questo credito d'imposta? Nel senso, perché questa domanda? Perché alcuni condomini dicono, eh sì, che ora magari la ditta si prende questo credito, chissà perché. Diciamo, andiamo a dire perché questo meccanismo si regge in piedi. Allora, il fornitore nel caso di questa cessione del credito ha in realtà due possibilità. Allora, la prima lo può utilizzare direttamente con questo credito d'imposta in compensazione con i modelli F24 in 5 quote annuali. Quindi avrà la possibilità di compensare con le imposte da versare, piuttosto che i contributi dei dipendenti, potrà usarlo con questa modalità. Oppure potrà scontarlo a sua volta, appunto come dicevamo prima, ad altre imprese che magari sono dei prestatori di servizi, piuttosto che altre aziende con cui il fornitore può avere uno scambio commerciale, oppure che è quello che credo faccia più gola a tutti, è la possibilità di cedere questo credito alle banche o a degli intermediari finanziari che si faranno il carico di questa possibilità, e quindi è una modalità per le imprese di avere la liquidità che altrimenti in questo caso mancherebbe, perché anche se voglio dire, io ho la possibilità di compensare l'F24, può essere comunque sicuramente una forma agevolativa per l'impresa, perché ha la possibilità di non avere un esborso di denaro per il versamento degli F24, però è una situazione che alla lunga potrebbe diventare insostenibile per l'impresa, mentre invece lo sconto diretto nei confronti della banca, degli intermediari finanziari, piuttosto che anche delle assicurazioni, è sicuramente una modalità per ottenere liquidità in maniera, diciamo, più lineare. Diciamo che loro hanno tanti tributi da dover pagare sostanzialmente, di conti, perché il loro business è molto maggiore rispetto a una piccola impresa, e quindi, diciamo, gli va bene così. Esatto. Senti, Emiliano, passiamo a Emiliano. Immaginiamo che il mio immobile, dico mio, chiaramente io raccolgo le domande e poi le faccio mie, il mio immobile sia altrimenti dovrei avere immobili con tetti, con balconi, vabbè, qua è normale. Poi devo avere anche immobili in zona vincolata, questa è la domanda interessante. Il mio immobile in zona vincolata, non credo si possa fare il cappotto termico per motivi, non so, della sovrintendenza, qualche, poi mi direi tu. E quindi il cappotto, oppure non so, mi direi che magari il cappotto si riesce a fare lo stesso perché riesco a ottenere più o meno il risultato precedente, se non di qualche centimetro in più in orizzontale. Quindi comunque, se il cappotto non lo posso fare, posso usare la norma per altri interventi, o in quel caso, siccome non voglio fare il cappotto, forse di due classi non salgo, insomma, cosa succede in questo caso? Succede prima di tutto che noi e i nostri colleghi non dobbiamo essere pigri, perché qui il rischio che vedo è quello di impigrirsi. Qui adesso vi esprimo anche un po' la mia opinione. Allora, prima di tutto la norma. La norma, che ve la leggo perché è bella semplice, dice sostanzialmente che se non ce la facciamo a fare il miglioramento, se non è possibile il miglioramento di due classi, basta il conseguimento della classe più alta per un immobile vincolato. In questo caso, stando sempre nei limiti e nelle modalità previste dall'ecobonus precedente, tutti gli interventi dell'ecobonus, sto parlando dei serramenti per esempio, possono andare al 110%. Adesso questa norma la si può utilizzare bene o male, secondo me, perché poi io ci torno perché ci credo profondamente, si può fare la professione come giusto che sia, con un grande rispetto della nostra deontologia e quindi in modo etico, oppure no. Di cosa sto parlando? Noi operiamo spesso e volentieri in vincolo paesaggistico. O siamo su una sponda di un lago, o siamo sulla sponda di un fiume, o siamo in un centro storico, non si contano le autorizzazioni paesaggistiche che dobbiamo gestire e non sono pratiche complesse. Quindi la complessità non può essere data dalla pratica, dalla necessità di un'autorizzazione paesaggistica, e non può essere usato questo, o meglio potrebbe, ma io spero che non avvenga,
essere usato questo come scusa per non fare il cappotto termico, perché soltanto l'efficientamento energetico dell'involucro opaco porta il grandissimo e importante risparmio energetico, perché noi dobbiamo puntare a un efficientamento energetico del nostro patrimonio edilizio, dobbiamo far sì che le famiglie che avranno gli appartamenti efficientati dall'anno successivo risparmieranno 1.000 euro l'anno di metano, eccetera, eccetera. Dopodiché, con questa premessa che mi sta a cuore, e certo, poi se dobbiamo mettere le mani su Palazzo Carignano a Torino, che è una delle facciate barocche più strepitose che si possono immaginare, e l'idea di fare... Ma lo dici perché hai tre unità lì che ti vuoi vendere, ho capito, va bene. Esatto, è anche la sede del primo Parlamento italiano quell'edificio. Se abbiamo un immobile con una facciata in paramano storica, dei fregi, e chiaramente non si può fare il cappotto termico sulla quella facciata, possiamo operare con questi vantaggi qui. Quindi approcciamo con senso la norma. Se abbiamo degli immobili assolutamente normali, semplicemente in vincolo paesaggistico, ci impegniamo, ci mettiamo 60 giorni in più, ci portiamo a casa l'autorizzazione paesaggistica e poi andiamo avanti come dei treni. Questa è la mia impostazione. Ok, quindi affidarsi a degli ottimi tecnici come i tuoi colleghi, ma anche te. Tanti colleghi in giro per l'Italia, perché sono sicuramente anche più bravi di, insomma, se ci mancherebbe altro. Insomma, affidarti a chi conosce la materia, sostanzialmente. L'ultima domanda di quelle che sono arrivate prima della diretta, poi passiamo a leggere la chat dalla prima all'ultima. Sì, perché ne ho lette di molto interessanti. Esatto, la faccio a Sabina perché è il suo turno. Fruire il proprietario? Allora, immagino, la faccio semplice, è un proprietario che ha residenza all'estero significa non fuori regione ma fuori nazione, e magari è iscritto all'AIRE, per chi è all'estero, diciamo, ci sono dei meccanismi in cui ci scrive sostanzialmente all'AIRE. Ora, però la casa in Italia ce l'ha ancora, può usufruire, immaginando che sia una villetta, il proprietario di un immobile, quindi non residente in Italia, dalla cosa? Bella domanda questa. Poi, se non sei preparata, mi ci rispondi fra un mesetto, non ti preoccupare, ti facciamo studiare. No. Allora, aspettiamo, poi. Posso fare dei riferimenti, nel senso che questa era una domanda che era già stata posta all'Agenzia delle Entrate attraverso un interpello a febbraio del 2020, quindi quando ancora tutto era un po', era poco, diciamo così. E allora la risposta che mi senti di dire è affermativa, nel senso che c'è la possibilità per il soggetto che ha l'iscrizione all'AIRE possa usufruire di tale agevolazione. Quello che era stato messo all'epoca in evidenza, e quindi che mi sento di poter sostenere e affermare che sia ancora così, è semplicemente questo credito potrà essere a sua volta ceduto, quindi il condomino, insomma il proprietario possa cedere il proprio credito con la sola limitazione che il singolo condomino non può cedere il credito a un intermediario finanziario o a una banca, perché non fa parte del, diciamo, tutto il sistema non rientra nella no tax area e quindi non ha la possibilità di cedere, diciamo, come ultimo soggetto. Lui deve cedere a un soggetto terzo, quindi al fornitore, senza alcun problema, a un vicino di casa qualora ci fossero delle condizioni per farlo, ma non a una banca o un intermediario finanziario. Ok, questo, grazie. Non ho molte informazioni in più in merito a questa cosa. Okay, grazie. Allora, io leggo la prima domanda, che questa è arrivata alle 15.05, noi alle 16 poi termineremo, di Gian Andrea Mannarini. La leggo. Per accedere al super bonus, il condominio deve essere in regola con approvazione bilancio e in regola con la nomina dell'amministratore, aggiungo. C'è l'obbligo dell'amministratore per tot condomini, sopra tot unità, e quindi immagino che sia questa la domanda. È evidente che forse non l'amico o lui stesso per cui scrive non abbia forse questo amministratore. Ma allora, rispondo qui come amministratore di condominio, no, nel senso che se andiamo a leggere anche la bella guida che ha fatto il Sole in questa settimana, ci ha spiegato che, per come ragiona l'ADE,
il condominio è anche l'edificio nel quale mi trovo, che è costituito da un ufficio al piano terra e da un appartamento al piano primo sovrastato da un tetto. E quindi nell'ipotesi di un condominio che non abbia approvato il bilancio e nominato l'amministratore, l'importante è che ci sia il codice fiscale. Dopodiché vorrei capire come fanno a gestire una partita così complessa in assenza di un amministratore se sono un condominio fatto da... Immagino la questione, non dico che sia la questione di chi ha fatto la domanda, ma immagino una questione tipo te, che avete un condominio di fatto ma sostanzialmente che non esiste, e quindi chiaramente non ci sono bilanci, non ci sono dichiarazioni 770 eccetera da sempre. Quindi, ma se ora vogliamo fare i lavori possiamo fare? Credo sì. Che sia questa la domanda, credo. Nel caso chiedo poi a Gian Andrea di integrare la domanda. Io vado alla domanda di Giuliano Platano, la successiva invece è di Giuseppe Sciarrone. Giuliano Platano scrive: in un condominio centralizzato, se non è stato deliberato alcun intervento di miglioramento energetico, un singolo condomino può autonomamente fare un intervento di coibentazione interna o insufflaggio, poi ci spieghi cos'è, con o senza sostituzione dei serramenti e usufruire il 110%? E se il condominio fosse termoautonomo, in sostanza, riassumo, secondo me la domanda è la seguente: in un condominio i lavori non si fanno nel singolo appartamento, ma li posso fare? Sì. Sì, se è fatta l'analisi energetica e facendo un insufflaggio, che vuol dire semplicemente in parete cassa vuota, ce ne sono tante in Italia fatte negli anni 60-70, in parete cassa vuota riempio la cassa vuota. Spieghiamo un attimo cos'è. Sostanzialmente vi accorgete che avete questo se, ad esempio, non sono tutti i casi, fra il muro interno e il muro esterno ci sono, correggimi se sbaglio, un 30, 40, 50, 60, 80 centimetri, e non chiaramente 15, sostanzialmente, no? No, e in quel caso battendo il vuoto, sbaglio. Sono tipicamente 12-15. Ah, ok, vedi. Lo spazio vuoto è circa di 12 centimetri, okay. Che si è riempito di polistirene espanso, okay. Può ragionevolmente far fare il salto di due classi, con una serie di limitazioni perché restano vivi i ponti termici, eccetera, per cui va fatta prima l'analisi energetica, però facendo il salto di due classi, quell'unità immobiliare può anche sostituire i serramenti, eccetera, eccetera, senza mettere mano sulle parti comuni che sono la facciata del condominio, e quindi sì. E quindi sostanzialmente in questo caso, quel condomino, il signor Ciccio Bruno, noi abbiamo sempre Ciccio Bruno come condomino, che ha queste, o comunque Giuliano, che ha delle pareti da insufflare, correggimi se dico bene, ha delle finestre obsolete, una caldaia che non funziona più. Immaginiamo, cioè, che sia invece anche, facciamola ancora più difficile, o una caldaia che non funziona più e quindi sostituisce la caldaia, o magari è un riscaldamento centralizzato quindi non può far nulla, però magari ha dei vecchi condizionatori, magari quelli può sostituire. Se salta sul suo singolo appartamento in un condominio in cui non vengono fatti i lavori del 110, lui autonomamente può soffrire il 110? Sì, se ce la fa a fare il salto di due classi, sì. Se ce la fa a fare il salto di due classi. Infatti trovo una domanda successiva simile. Questa cosa personalmente non la sapevo ed è veramente interessante. Cioè, in un condominio dove magari la gente non vuol fare i lavori, non ci si mette d'accordo, non si fa in tempo, e effettivamente si riesce a saltare due classi, perché potrebbe essere difficile senza dei pannelli solari condominiali, senza magari dell'acqua calda condominiale. È un punto veramente interessante. A me, alla dottoressa Pastrello, è chiaro dal giorno 1. Perché sì, questa era l'unica cosa veramente. È perché io e voi ci siamo sentiti il giorno 0, è lì il problema. Perché tutto è legato al subalterno e all'unità immobiliare. L'APE è dell'unità immobiliare, il credito è dell'unità immobiliare, quindi se l'unità immobiliare fa il salto, fa il salto. E il salto, diciamo, si potrebbe fare magari con i vetri e l'insufflaggio, sostanzialmente. Sì, secondo me non si può fare con la caldaia. Secondo me l'idea di fare un salto di due classi con la sostituzione del generatore di calore è improbabile, ma qui stiamo, e questa me la metti nel capitolo chiacchiere da bar, bisogna fare i calcoli termotecnici. Ma io al bar non ci vado in questo periodo. Senti, se invece non c'è niente da insufflare, si può fare un cappotto interno in quel caso? Sì, anche se non è un gran bel lavoro. Nel senso che soprattutto è difficile fare due classi, è difficile magari dare giù. No, ce la fai a fare due classi, il problema è che devi gestire bene la ventilazione interna, perché ci possono essere problemi di muffi interstiziali molto interno. L'abbiamo fatto quando non puoi operare sulla facciata, ma è molto meglio operare al contrario.
Ok, va bene, andiamo alla domanda di Giuseppe. Io le leggo, non le avevo ancora lette, quindi diciamo magari leggendole scopriamo che abbiamo già risposto. Cosa copre l'assicurazione imposta all'impresa e o ai tecnici, tipo l'architetto che assevera? E nel caso in cui la concessione del credito di imposta venga respinta per mancanza di requisiti o per errate asseverazioni dopo aver eseguito i lavori, i singoli condomini vengono chiamati a pagare oppure tutto verrà coperto dall'assicurazione? No, chi vivrà vedrà? Oppure c'è una due cose, Giuseppe, secondo me. Allora, l'assicurazione che qualsiasi professionista in Italia ha per legge copre anche questo. Noi abbiamo un'assicurazione al momento da 1 milione di euro con i Lloyd's di Londra, come molti colleghi architetti, ingegneri in giro per l'Italia. Chiaro che se noi assevereremo lavori per 5 milioni di euro dovremo aggiornare quell'assicurazione, perché nei confronti della Corte dei Conti, se fai delle asseverazioni false stai truffando lo Stato che paga questi lavori e dovrai risponderne, quindi devi essere sufficientemente coperto. Questo è l'assicurazione del professionista. L'assicurazione dell'impresa è un'altra cosa, perché secondo me l'impresa deve essere assicurata come rischio civile, come se no non deve entrare in cantiere. Questo vale per qualsiasi impresa facciate lavorare dalle vostre parti. Ma in questo caso dovremmo studiare, immaginare dei contratti d'appalto specifici, perché devono garantirci che arrivano in fondo ai lavori, almeno secondo me con una fiduzione pari al valore dell'importo. Però di questo ne parleremo magari in autunno, quando sarà tutto più chiaro. Sì, perché se poi si iniziano i lavori e non vengono terminati entro il 31 dicembre del 21, quello è un problema. Esattamente, e noi dobbiamo porcelo in termini di contratto. E quindi non partire con i lavori un po' la son fra son, ma avere un contratto blindato. Come la dico ai miei committenti, quando ero bambino mi è capitato di fare l'amministratore pubblico da queste parti, e quando arrivava un'importante ditta che voleva fare una rotonda sulla statale, dicevamo: caro Antonio Bevacqua, che vuoi fare una rotonda sulla nostra statale, quanto costa la rotonda? 400.000 euro, benissimo, ci fai una fiduzione a garanzia a favore del comune di 800.000 euro che ti svincoliamo dopo il collaudo della rotonda. Se tu fallisci o vai via, noi abbiamo le risorse per finire la rotonda. Con un meccanismo ben organizzato di questo tipo possiamo tutti dormire sonni tranquilli, perché su questo viaggio viaggiamo veramente tutti sulla stessa barca, e siamo sia noi professionisti, sia i committenti, sia le imprese, e il porto si chiama seconda ape. Noi dobbiamo arrivare all'ape post intervento. Tra l'altro devo dire, apro piccola parentesi, che finalmente sono pronti i software, quelli che utilizziamo per l'ape, che stanno già producendo le ape pre e post, sono stati pensati bene e ci stanno dando gli strumenti per operare. Faccio un attimo un riassunto su quel che è sostanzialmente: si bisogna salire di due classi energetiche. Allora, rivolgendosi a un bravo tecnico, il bravo tecnico vi dice: viene in appartamento, in condominio, e dice per ogni appartamento in che classe si trova, si fa un'analisi reale. Dopodiché sul software inizia a dire: beh, si potrebbe mettere tot cappotto termico con queste qualità, si potrebbero sostituire le finestre con queste qualità, poi mi correggi se sbaglio, e in teoria se si dovessero fare questi lavori si arriva a questa classe energetica. Bene, sono due classi e allora si parte con i lavori. Male, non si supera le due classi. Bene, dobbiamo pensare magari di mettere anche, correggimi, dei pannelli solari o fare degli altri lavori in più per arrivare a due classi, ovviamente con cose che servono, non cose a caso. È questo che stai dicendo? L'hai spiegato benissimo, sì. Ok. E quindi prima di partire con i lavori si sa esattamente se si salirà di due classi oppure no. È chiaro che se poi durante i lavori, ma quella finestra non mi piace, si mette una finestra con meno caratteristiche, magari poi il risultato non c'è, ma è chiaro che qui sto raccontando una barzelletta, non qualcosa di reale. La domanda di Marco Revita, che la prossima abbiamo già risposto, sostanzialmente si parlava di il condomino che sostituisce la propria caldaia, e ci ha già risposto: forse non si sale con due classi semplicemente con la caldaia, però magari sostituendo vetri, cappotto, forse sì. Il condominio di via Federico Barrocci 22 di una qualsiasi città d'Italia ci chiede: la realizzazione in condominio di un impianto solare centralizzato per acqua calda, insomma l'acqua calda sopra il condominio centralizzata, rientra tra gli interventi trainanti? E magari ci spieghi cosa significa trainante. No, la risposta è no. Gli interventi trainanti, stiamo parlando solo di bonus termico, però in realtà sono tre: il sisma bonus, che è quindi il miglioramento della sicurezza sismica. Invece
gli interventi trainanti ecobonus nella versione da 110% sono due: la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con una serie di caratteristiche innovative o l'efficientamento dell'involucro edilizio opaco, il famoso cappotto. Che e quindi essendo trainante poi si traina altri lavori. Esatto, se faccio una di queste cose per cui faccio il salto, allora mi porto dietro anche la possibilità delle colonie di auto di ricarica dei veicoli elettrici, del fotovoltaico, dell'accumulo, dei serramenti, tutta una serie di cose, con riferimento sempre al decreto legge 63-2013, il vecchio ecobonus, che li dettaglia tutti in modo chiaro. Senti, e nel caso del singolo appartamento in condominio, in questo caso l'intervento trainante, se non sostituisce la caldaia, quale potrebbe essere? L'insufflaggio. Ok, quindi l'insufflaggio è trainante, perché è un involucro opaco, cioè hai risposto prima. Walter Minchioni ci dice, nel mio condominio le terrazze sono aperte. La ERT, immagino, non so, forse aperte, della copertura. Boh, adesso posso... la domanda, Walter, dammi audio, vai. Solare, vero, Walter? Metti anche allora, video se hai audio, però. Scusa. Mi senti? Ti sento, ma non ti vedo. Mi senti? Sì, senti? Ti sento, ma non ti vedo. Mi vedi? Ok, ti vediamo anche. Bene, allora, nel mio condominio io ho praticamente... le terrazze sono una parte del tetto dell'appartamento sotto, ovvero io copro circa un metro e mezzo, diciamo, dell'appartamento sotto con la mia terrazza. L'appartamento sotto copre praticamente tutte le cantine, vabbè, quello sarebbe meno. Quello sopra me ne copre circa un metro circa, d'accordo, del mio appartamento. Allora, il problema è questo, che le terrazze hanno infiltrazioni evidentissime. Fra parentesi, la domanda? Sì, sì, voglio sapere una cosa, ma in questo caso rientra nel 110% di fare le terrazze o no? Grazie Walter, vai Emiliano. Sì, allora, uno, dovete digerire il fatto che queste terrazze diventeranno più spesse di una dozzina di centimetri, perché bisognerà mettere l'adeguato isolamento termico con i limiti del decreto di trasmittanza. Però per la parte in cui queste terrazze coprono spazi riscaldati sono involucro edilizio opaco. Per la parte che no, bisognerà utilizzare la ristrutturazione o il bonus facciata se andate su strada. Però sì, assolutamente, il solaio piano sopra un appartamento è involucro edilizio opaco. Grazie. Ora faccio la domanda di Fernando Bressan, che ci dice, questa è per Sabina, con che causale si deve fare il bonifico fiscale tra il superbonus 110%? Attenzione, in questo caso mi riferisco, anzi immagino, che la persona che fa la domanda non cede il credito all'impresa, perché cioè, non c'è lo sconto in fattura, perché per chi fa lo sconto in fattura non deve fare bonifico. È gratis, in sostanza, a parte alcune spese che chiaramente non rientrano, però per le spese che rientrano il lavoro è gratis, poi con le tasse magari lo pagheremo in futuro. Se invece pago l'impresa e quindi vado a detrarre in 5 anni, con che causale devo fare questa bonifica, dato che nelle banche questa causale ancora non c'è, dei bonifici speciali? Per l'analogia di legge, secondo me, allora, visto che effettivamente ancora non è previsto la nuova possibilità di crocettare alternativamente la tipologia dell'intervento che vado a fare, trattandosi di un lavoro di sostanzialmente di risparmio energetico, il bonifico deve seguire quelle stesse caratteristiche, quindi un bonifico di riqualificazione energetica. Ok, quindi chiaramente noi non abbiamo la scienza esatta per analizzare questa risposta, però si interpreta. Non essendoci sostanzialmente la possibilità di fare il bonifico, non è che si già lavori, è una finta questa qua del 110%. Sì, esatto. Qualora decidessi di usufruire della detrazione, quindi nella mia dichiarazione dei redditi, effetto un bonifico che abbia le caratteristiche della riqualificazione energetica. Ok, grazie. Allora, vado veloce, faccio delle domande, datemi delle risposte magari molto più veloci, perché non arriviamo in coda. Luigino Ghioddo, la cessione del credito di imposta deve essere fatta da tutto il condominio, giusto? Questo con che delibera? Ad unanimità? C'è l'approvazione sostanzialmente della cessione? Tutto il condominio? Io lo chiamo il maestro,
ho scambiato qualche WhatsApp con l'avvocato Luis Peter Getty poco prima di pranzo, proprio su questo argomento. Non dirò chi, ma comunque una grande associazione in Italia se ne è uscita col fatto che la delibera debba essere fatta a due terzi, perché è un'innovazione questa cosa qua. Noi non lo condividiamo assolutamente, la delibera secondo noi va con i 501 millesimi, perché stiamo parlando della facciata condominiale, quindi una volta che è stata deliberata bastano i 501 millesimi, si va avanti. Devo anche dire, visto che le assemblee di condominio ne sto frequentando molte in questi giorni, se l'argomento viene spiegato tecnicamente in modo approfondito e corretto e si fugano i dubbi legittimi dei condomini, le assemblee che ho visto io deliberano all'unanimità. Questo ho visto. Okay. Vado avanti perché c'erano tantissime domande. Ora ho capito perché Peter mi ha mandato un WhatsApp con questa tua risposta. Ma che cosa mi hai scritto? Ora ho capito. Ora io ho anche scritto. Paolo Pugliese, una domanda relativa ad un intervento di minore entità. Se volessi cambiare la caldaia attuale, ormai vecchiotta, con un modello recente, in che misura verrei agevolato? Quanto è complessa la pratica per accedere al cofinanziamento? Non rientri, ti rispondo io Paolo, non rientri nel 110%, però Sabina ci dirà in 10 secondi che rientri in tutta un'altra serie di agevolazioni, quali ad esempio? Scusa, non ho... La sostituzione caldaia, solo semplicemente la sostituzione caldaia, non rientra nel 110, ma rientra in cosa? Nella ristrutturazione edilizia, può la di fare la ristrutturazione edilizia o... In alcuni casi il conto termico. Esatto, oppure conto termico, c'è un video sul nostro canale YouTube condomani.it/condotime a cura della dottoressa Pastrello sul conto termico, quindi vi invito a rivedere quello in cui si parla anche di questo. E Vito Salvatore dice: caspita, allora teoricamente il lavoro di ristrutturazione si può fare senza soldi? Forse qualcosa potrebbe non essere inserito, che ne so, l'amministratore di condominio, se non sbaglio, non rientra, se non sbaglio, poi me lo dite voi, perché magari l'amministratore prende un X% sui lavori, ma il resto mi pare che rientri tutto, giusto? Sì, condivido questo approccio. A meno, chiaramente, se durante i lavori poi chiedo alla ditta di rifarmi il bagno, vabbè, ma quello non c'entra niente. No, per quanto riguarda quello che è efficientamento energetico del fabbricato, alle condizioni del decreto 34, ossia il salto di due classi, eccetera, eccetera, sicuramente c'è la condizione per la cessione totale del credito e lo sconto in fattura. Non riteniamo, per quanto abbiamo approfondito, che la percentuale dovuta, mi pare anche corretta, all'amministratore possa rientrare in questa fattispecie, perché non questa non è giusto che sia così, dai. Ma se dobbiamo, guardate, stiamo parlando di lavori che possono incidere per più di 10-15 mila euro a famiglia. Se anche ne dobbiamo dare il 2-3% all'amministratore, che comunque è un interlocutore, segue tutta la partita dall'inizio alla fine, e ci portiamo a casa il 97% del valore, senza contare che dall'anno successivo avremo un risparmio significativo delle nostre bollette. Tra l'altro, per la prima volta, con non togliere i soldi. Cioè, una cosa è avere il 90 che poi in 5 anni mi rientra, una cosa è non togliere subito. Massimo ci chiede, non capisco bene la domanda, però la leggo. Chi ha problemi con il fisco, cartelle esattoriali da pagare, agenzie di entrate, cosa fa? Secondo me non c'entra assolutamente nulla? No, confermo. Ok. Sabrina Pacifico, la facciata con cortina in parte... con mattoncini, può essere fatto il cappotto lo stesso? Emiliano, non so se interpreti la domanda. Sì, no, ne abbiamo già incontrate alcune di queste facciate. Allora, la questione è questa, secondo me. Prima di tutto, sì, tecnicamente è fattibile, cioè perché se stiamo parlando di nuovo di una facciata quasi sicuramente a cava, quindi con un mattone a vista all'esterno, un involucro cavo di una dozzina di centimetri, un altro mattone all'interno intonacato. Prima di tutto bisogna controllare che sia sana, se no bisogna sanarla, rasarla e sistemarla. E poi si può fare il cappotto termico, chiaramente con un progetto rispettoso del contesto, della facciata e dell'eventuale vincolo paesaggistico. Quindi tecnicamente è fattibile. In alcuni casi abbiamo scelto, per esempio, penso fabbricato visto pochi giorni fa, dove una parte della facciata invece è in pietra viva di pregio, in quel tratto lì di usare l'insufflaggio per rispettare le caratteristiche architettoniche.
vi chiedo risposte più brevi perché sennò non arriviamo alla fine. Giuseppe e Sciarrone, i lucernari sono inclusi nel 110%? Se fanno parte dell'imbocco edilizio, secondo me sì, sono finestre. Ok, e i garage sono inclusi nel 110%? No, mai. Sabrina Pacifico. È vietato riscaldare cose che non siano A, quindi C2 e C6 non possono essere riscaldati in Italia e quindi okay. Non possono essere nemmeno quei ventati. O meglio, la ma non ha senso perché non sono riscaldati. Forse però i garage potrebbero, una domanda, rientrare se lì invece andiamo a mettere la batteria di accumulo oppure mettiamo il modo per ricaricare le auto elettriche o... Sì, o no? Nel senso che tipicamente... Nella parte pubblica del garage. Le power wall si mettono le auto rimesse, questo è abbastanza pacifico. Sul tetto direi di no. Però Emiliano, non torniamo al discorso vecchio delle abitative? No, sto dicendo che non si possono coibentare le auto rimesse. Però io ci posso mettere una pila, ma non posso cambiare la basculante, mettere una basculante isolante perché non ha senso. E poi non è incentivato, giustamente. Ok, invece le colonie di ricarica dell'auto, che in mansarda non mi vengono tanto comode metterle, nei garage condominiali si possono, se si fanno i lavori trainanti, si possono mettere lì, e nel caso nei singoli garage o nella parte pubblica, nella parte comune del condominio del garage? Allora, quel tipo di interventi hanno senso nella parte comune, secondo me, per edifici con tante unità immobiliari. Diversamente trovo molto più interessante, se le superfici del tetto sono importanti, dei campi fotovoltaici con inverter singolo per ogni singola unità, in modo che la produzione sia riferita ai subalterni sottostanti e ognuno si porti giù i suoi accumuli e diventi autonomo. Questo dipende dalle superfici del tetto, ma voi sapete, se non sapete, vi dico questa banalità io, il tetto condominiale è pro quota millesimale di tutti quelli che ci stanno sotto. Ok, per lavori iniziati prima del, Antonio Russo, prima del 1 luglio 2020, è possibile accedere al 110? Se sì, come? Direi di no, punto e basta, perché diciamo tutti gli altri meccanismi sono meccanismi. Oppure, oppure cosa? Oppure, secondo me, vale il principio di cassa, dottoressa, che ne pensi? Sì, nel pagamento. Il problema è che non so la questione dell'APE, nel senso che se devo asseverare una cosa... Il principio di cassa. Diamo una risposta che è meglio. Siccome mancano pochi minuti, non ci infiliamo dai in queste cose di cui non abbiamo certezza. Gianluca Talamona, per poter usufruire del super bonus, devono essere fatti interventi sia sulle superfici opache tetto, sia su quelli non opache caldaia? No, è uno il lavoro trainante sostanzialmente, cioè basta che c'è un lavoro trainante, dopodiché bisogna aprire due classi. Ho risposto bene? Sì. Dopodiché, se si fanno anche la caldaia bene, magari anche più facile. No, dal punto di vista teorico, se sostituendo l'impianto di riscaldamento e tutti i serramenti e altre cose, senza toccare i muri, riusciamo a fare il salto di due classi? Sì, bisogna fare dei calcoli prima per dirlo. Ci vuole un tecnico. Con gli interventi... Ok, Gianluca, abbiamo risposto. Andiamo al ristorante. Nel caso di demolizione e ricostruzione, prevedendo sulla nuova costruzione tutti gli interventi previsti con il credito d'imposta, come li calcolo? Lo calcolo a metro quadro? Oppure che cosa? Non ho ben capito la domanda, vediamo se per voi è chiara, se non la saltiamo. Per come l'ho capita io questa situazione, è possibile utilizzare il 110 anche per costruzione, per demolizione e ricostruzione, chiaramente con le caratteristiche del super bonus, però... abbiamo un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, che non è altissimo. Teniamo okay. Questa cosa. Giovanni Donno, ma non bisogna aspettare i decreti applicativi per capire come muoversi senza incorrere in errori giganteschi? Adesso, diciamo che adesso sostanzialmente è abbastanza chiaro, nel senso il lavoro, nel senso se con l'APE e l'attenzione nel fare la cosa, magari possono arrivare delle, su The Borderline possono arrivare delle, sì, delle precisazioni, però adesso ormai non cambierà più, cioè, okay. Voglio dire, magari c'è la questione delicata. Per l'appalto dei lavori, la risposta alla domanda, per l'appalto dei lavori sì, per la progettazione dei lavori no, però se nessuno, non iniziamo mai a progettarli questi lavori, in autunno non apriremo i cantieri.
Non è che i lavori iniziano, ah, voglio fare i lavori e domani vengono a farvi il cappotto, no. Se pensiamo questo autunno che abbiamo davanti, poi in Nord Italia non è possibile fare il cappotto da dicembre a marzo quando c'è meno 5, vuol dire che siamo di nuovo, siamo già in primavera. In primavera saremo già troppo vicini, secondo me, al 31 dicembre 2021. Quindi, secondo me, per agevolare perlomeno le villette e quelle che resteranno svantaggiate da questa operazione che è stata pensata tutta per i condomini, anche le imprese preferiranno fare prima i condomini, noi riteniamo corretto su quelle spingere sull'acceleratore, perché per noi la committenza privata è una parte fondamentale e poi comunque la norma è per tutti, perché bisogna escludere la committenza della villetta e pensare solo ai condomini, insomma. Questa allora, è la situazione. Dobbiamo scegliere una cosa, c'è un'altra decina di domande, vogliamo sforare di qualche minuto e continuiamo o le lasciamo per la prossima, per il prossimo mese? A Emiliano e a Sabina chiedo cosa volete fare. Per me va bene anche per ok, si possono sostituire le tapparelle? Cioè, se facciamo un intervento trainante, le tapparelle rientrano? Le zanzariere, quelle nuove, particolari, direi di sì. Le tapparelle? Bella domanda. Le tapparelle sì, perché fanno parte dell'involucro. Vi dirò di più, le tapparelle e il cassonetto, che sono dei buchi energetici pazzeschi, diventa l'occasione per efficientare davvero. E ci sono delle soluzioni con cassonetti che integrano all'interno le macchine di ventilazione meccanica controllata, che sono assolutamente consigliabili in questo tipo di operazione. Quindi sì, fanno parte del problema. Scusa Emiliano, ma anche le zanzariere? Perché una volta le zanzariere non rientravano non ho detto niente, devi chiedere all'ingegner Bevacqua che si è espresso. Vabbè, avevo letto che c'era sulla riqualificazione energetica rientrava una tipologia di avevo letto, non mi ricordo che rivista, che rientravano delle zanzariere particolari. Quindi, vabbè, facciamo finta che non l'abbiamo letto, però questa cosa l'avevo letta. Cioè rientrano sostanzialmente, io se qualcuno lo sa ce lo scrivo in chat. Nel caso del cappotto termico, l'installazione della reazione forzata elettronica è compresa nel massimale della spesa oppure extra? Cioè la reazione forzata? È una domanda molto tecnica questa. La risposta è dipende dal comma che utilizziamo, per poi fare la comunicazione all'Enea, e vediamo cosa ne uscirà fuori, se faranno un sito dell'Enea specifico, come sembra. Parlando con il vecchio super bonus, se noi utilizzavamo il comma 344, quindi quello della riqualificazione generale dell'immobile, potevamo mettere dentro tutto quello che portava vantaggio, quindi anche la VMC e anche i termostati. Ventilazione meccanica controllata, giusto? La ventilazione meccanica controllata, che secondo me è quasi obbligatoria se facciamo il cappotto termico. Siamo tutti a ragionare su che cos'è la ventilazione meccanica controllata, per evitare dopo di ragionare su che cosa sono le muffe in casa. Se non tutta la compagine condominiale opta, la domanda è Giuseppe, per la cessione o per lo sconto in fattura, ma alcuni condomini vogliono, diciamo, pagare per sé, altri vogliono non pagare perché, diciamo, fa la ditta, si riesce a gestire la cosa? Oppure tutto il condominio deve fare nello stesso modo? Quindi io magari voglio pagare e mi sconto il 110 in 5 anni e quindi magari, tra virgolette, ci guadagno il 10% e gli altri vogliono cedere subito e pagare zero. Si può fare? Chiede Giuseppe. Secondo me con una buona tabella di riparto si può fare. Sabina, ce l'hai ok? Sì, secondo me sì. Era un po' la risposta che stava prima. Sì, ok, poi c'è un paio di domande di riferimento a domande precedenti che non capisco perché non ricordo quali sono le domande. Poi si parla di un istituto bancario, non lo posso citare, però non leggo la domanda perché si riferisce magari a un singolo direttore e non possiamo generalizzare sulla banca. Mi riferivo quindi a Salvatore Cardinale, non posso darti risposta. Giovanni Tomaselli, un condominio, secondo me, può rifiutare la sua quota se i lavori vengono approvati? Direi di no, sostanzialmente, ditemi voi. No. Ok. Le maggioranze sull'assemblea le avete già risposto, questa domanda di Giro Dalla Fiora avete risposto sostanzialmente, secondo voi, il 5501 millesimi, giusto? Qual era? Ricapitola, Emiliano? Giusto, concordo. Ok. Paolo Iacona, scusami, è nel caso ho sbagliato l'accento, che responsabilità ci sono per l'amministratore? Deve avere un'assicurazione?
L'amministratore è l'assemblea che appalti i lavori, mica l'amministratore. Quindi... Perfetto. L'amministratore, se c'è l'assicurazione, l'avete scelto quando l'avete, cioè, c'è l'assicurazione per cui l'avete scelto all'inizio. Pietro Di Pietro, però l'insufflaggio non deve rispettare i criteri CAM? Certo che sì. Non so cosa siano i criteri CAM. I criteri CAM sono l'elevata possibilità di riciclare questo materiale in futuro. Insomma, sono dei criteri di tipo ambientale, ben definiti. Corretto. In un ok. Hanno riciclato tutto il materiale che viene posato dal fornitore. Una villetta a schiera che fosse già in classe A può accedere al bonus 110%, ovviamente se in regola con tutti i presupposti cadastrali, effettuando i seguenti lavori: sostituzione caldaie, installazione pannelli solari, accumulatori, installazione pompe di calore. Rispondo io, vediamo se dico bene. Se non si può arrivare più della miglior classe, comunque si dimostra questo, perché se già in alto, comunque queste cose le puoi fare perché migliorano, giusto? Non c'è bisogno di saltare le classi. Ne sono quattro, e quindi si possono scalare, quindi... Non c'è, diciamo, come i frigoriferi, no, ora c'è la A3 più, quello che è, arriverà la A5 più, A6 più, magari poi ci saranno altre lettere, e quindi magari non si sale le due classi, ma si va comunque verso il meglio, e più di quel che dello stato dell'arte non si può arrivare, insomma, quindi la risposta è sì. Pietro, sempre, nel caso vengono sostituiti gli infissi insieme ad un intervento trainante, la spesa degli infissi sono contenuti in quelli dell'intervento trainante, ovvero dacci per ogni unità immobiliare qual è sostanzialmente il limite di spesa. No, come le altre del resto. Il limite di spesa per gli infissi è scritto nell'eco bonus di 60.000 euro per unità immobiliare. Più invece il limite. Quali sono i limiti? Ricapitoliamo i limiti. I limiti. Almeno per quelli che ricordi. Cioè, magari non precisi al centesimo, non ti preoccupare. No, ma invece sono facili, sono tre. Unità immobiliare singola, edifici unifamiliari, stiamo parlando di cappotto termico, e sono 50.000 euro. Edifici da 2 a 8 unità immobiliari sono scesi a 40.000 euro, edifici da 8 superiori alle 8 unità immobiliari 30.000 euro a unità immobiliare, quindi voglio dire, se sono 10 appartamenti vuol dire 300.000 euro per il condominio. Questo perché non vanno, ma io c'ho la cantina, sono due unità. No, sempre le A, la cantina non è una, è una C. Non voglio di far dormire in cantina, no, non vale lo stesso. Sostituzione degli impianti di climatizzazione, 20.000 euro da 1 a 8 unità, 15.000 euro superiore alle 8 unità. Per la villetta singola, 30.000 euro. Questi sono i nuovi limiti definitivi della legge. E quindi gli infissi rientravano in quale di queste? Su un singolo appartamento? Infissi, andiamo a vedere il decreto legge 63 del 2013, e che dice che sono 60.000 euro per unità immobiliare. Ok. Quindi si sommano sostanzialmente questi numeri, in base al caso si sommano. In base a quello che andiamo a fare, certo. Cioè, è veramente interessante. Sì, le possibilità sono immense, bisogna usarle con intelligenza ma anche con correttezza. E soprattutto non fare cose che non servono. Ah, beh, mi metto la ricarica per la macchina elettrica, ma io la macchina elettrica non ho nemmeno la patente, cioè, che senso, ok, significa rubare. Non illegalmente, ma rubare, diciamo, eticamente. Condominio con riscaldamento autonomo. Era una battuta la mia, ovviamente, perché uno potrebbe anche dire ma poi in futuro vendo la casa, eccetera, eccetera, allora non vorrei sconfinare in... era più il senso. E Luigino dice, condominio con riscaldamento autonomo, quindi ogni appartamento sul riscaldamento o sulla caldaia, i lavori da fare sono per intervento sulla centrale... Non ho capito bene la domanda, per intervento sulla centrale e sull'involucro? Non ho capito, non so se voi ci fate domande, perché è autonomo, centralizzato, poi si parla di centrale, la salterei. Andiamo a Gino Paggi. Lui, Gino, magari me la riscrivi in coda, grazie. Gino Paggi, una società mi ha proposto pannelli con accumulatore e caldaia a condensazione, salto di due classi, e quindi 110. È possibile? Vabbè, se superi le due classi energetiche, sì, perché c'è la parte della caldaia, giusto? Sì, Che darsi. Ok, dice, a questo punto posso aggiungere la ristrutturazione dei balconi e del tetto nell'eco 110%, i balconi c'è già risposto. Balcone no, tetto sì, tetto sì. A determinate condizioni. Ok, okay. Luigino, le maggioranze... Ok, abbiamo già risposto sulla fiscalità personale di Luigino, cioè sui singoli condomini possono cambiare, ok. Valentina Giannini,
Ciao Valentina. Per intervento trainante di sostituzione impianto trainato, può intendere ricompreso anche la realizzazione ex nuovo dello stesso? Cioè non c'era e lo facciamo? Sì, prima stava sì, freddo, sì, me sì, in una legge 10 si può ipotizzare di centralizzare tutto l'impianto del condominio quando prima era singolo. Invece cosa non si può? Cosa non si può? Non si può riqualificare energeticamente un edificio privo di impianto di riscaldamento. Questo è importantissimo. Una cascina abbandonata in mezzo alla campagna che non ha un impianto di riscaldamento non è un edificio oggetto di calcolo e non può essere riqualificato. Deve esserci una caldaia e un impianto per essere riqualificato. Ok, la professoressa Orsola Paparo chiede: una seconda casa al mare, senza tetto, ma con terrazzamento, si può realizzare la copertura tetto per migliorare l'efficienza termica della casa? Non con il 110%, questo qui è una nuova costruzione e quindi non ha benefici fiscali nemmeno come ristrutturazione, per come la vedo io. Sicuramente quella copertura darà un vantaggio a quel terrazzo, ma si potrebbe invece rifare quel terrazzo con un adeguato isolamento e un'adeguata ventilazione dello stesso, e certo non avere il vantaggio di avere un terrazzo coperto e quindi poterci fare magari delle feste, ma sicuramente aver isolato la casa. Questo è uno di quei casi che affidarsi a un ottimo tecnico ti risolve il problema sostanzialmente. Giuseppe Sciarrone, il comune si può opporre all'installazione del fotovoltaico? No, questa me la devi spiegare, Giuseppe, forse da un punto di vista estetico. Però quella è quella sovrintendenza, no? No, allora il fotovoltaico in Italia si installa con CIL, non c'è nemmeno bisogno della CIL. Quindi l'installatore presenta e il giorno dopo va sul tetto e lo monta, punto e basta. Se siamo in vincolo paesaggistico, devo prima portarmi a casa l'autorizzazione paesaggistica. In alcuni comuni ci sono delle regole per cui magari i pannelli vanno integrati nella copertura o vanno realizzati con determinati colori. Però opporsi, no, bisogna integrare il progetto nell'edificio. Fateci sapere qual è questo sindaco, che poi lo diciamo sui social, insomma, no? Sarebbe strano. Pietro Castaldello, quei garage che sono al piano terra del condominio, rientrano nel 110 o anche quelli non sono lettera A e quindi non rientrano? Allora spieghiamo. Però il vento di garage magari migliora anche la... No. Allora, spieghiamola meglio. Se per coibentare il garage intendi fare il cappotto termico a soffitto, in modo che stai coibentando il pavimento dell'appartamento che sta sopra il garage, sì, assolutamente consigliato come operazione. Se invece dici io voglio coibentare il garage in quanto tale, no, assolutamente no, perché non è un involucro edilizio riscaldato il garage. Poi anche se non fosse, ci fossero dei garage a piano terra e non so, sopra 5-6 piani e si mette il cappotto termico, tutti i piani che faccio non lo metto al piano terra, si mette, magari si paga nel caso, ma se poi è gratis meglio ancora, ma semmai è meglio metterlo. Ora, sempre Orsola Paparo, per cambiare gli infissi siamo sempre costretti alla conformità estetica generale? Mio Dio, sì. Sì, non posso mettere gli infissi gialli se tutto il resto del condominio li ha blu, per favore. Certo. Paolo Iacona, se si risulta questa è interessante, incapienti per uno dei 5 anni, l'impresa che ha preso il credito non lo scaricherà? Allora inizio a rispondere io. Se io cedo il credito all'impresa, non è che il condomino deve essere capiente e poi incapiente, non c'entra nulla. Dopodiché, se l'impresa prende il credito ed è incapiente l'impresa, mi dirà Sabina, sono fatti dell'impresa. O comunque l'impresa potrebbe cedere a una terza impresa, ma ci saranno poi imprese che acquisiranno il credito. Dipende però, il problema sorge a monte, nel senso che se decido di portare in detrazione, poi la porto in detrazione. Ah certo, se io condomino la porto in detrazione, sono incapiente, poi non la per un anno sono incapiente, non posso fare un anno, lo prendo un anno, non ho diritto a nessun tipo di rimborso. Chi è capiente? Allora, sostanzialmente chi è capiente ha in genere una busta paga con un cedolino. Chi ha ad esempio un forfettario, una partita IVA forfettario, tendenzialmente non è mai capiente, tendenzialmente, poi magari ha degli affitti commerciali e lo diventa, o magari in famiglia ci sono altre persone, ma giusto per capire. Benedetta Simonelli, ciao Benedetta, i locali commerciali di una palazzina
razzina sono esonerati. Ah, questo è un punto d'orgoglio. No, eccola. Questo non risponde. Questo non risponde. Questo è spagnolo che poi il governo cade. Questo è il governo cade. I locali commerciali di una palazzina sono esonerati sia dal bonus e di conseguenza dal pagamento, oppure sono costretti a contribuire in base ai millesimi generali senza soffrire del bonus. In sostanza, in un condominio, che ne so, a Bologna, dove vivo io, c'è l'ammezzato. L'ammezzato ci sono i bar, poi sopra, cioè, anzi, a piano terra ci sono i bar, all'ammezzato ci sono gli studi, sono tutti locali commerciali. Poi dal primo piano in su ci sono gli appartamenti. Si va a maggioranza, qualsiasi sia la maggioranza, si approvano i lavori perché tanto gli appartamenti sono tanti. Ma piano terra e ammezzato, che fanno poi? Come si risolve? Si attaccano? Oppure cosa? Rientrano tutti nell'agevolazione del super bonus. Perché questo era un dubbio che era nato a marzo. È stato un dubbio fino a... Cioè, il dubbio è stato risolto la settimana scorsa, nel senso perché... Sapevano che facevano questa diretta, allora hanno risolto questa diretta. Esatto, perché altrimenti così noi ci avremmo fatto un'altra figura, invece così siamo preparatissimi. Perché effettivamente è stata chiarita questa cosa, in maniera che non si tratta solo, perché inizialmente sì, la norma includeva solo le unità abitative e il cui soggetti proprietari dovevano essere soggetti IRPEF ed eventualmente qualche altra, il condominio piuttosto che alcune associazioni, mentre invece adesso è stato chiarito perfettamente che anche purché si tratti di condominio e a prescindere anche dal soggetto proprietario dell'immobile, quindi anche se il proprietario del negozio non fosse un privato ma fosse una SRL, quindi un soggetto IRES, può usufruire comunque del super bonus, purché si tratti di un condominio. Questa non è stata una cosa assolutamente interessante. Esatto. Sì, è importante. Però c'è da aggiungere, scusa Emiliano, scusa un attimo, c'è da aggiungere che poi rientriamo una domanda che effettivamente non è stata fatta, correggimi Sabina, che però un soggetto al massimo due unità nell'Italia esatto, intera. Quindi se io sono un SRL che ha 44 immobili, no. No, esatto. No, no Antonio. Secondo me... Vabbè, non ho 44 immobili, il problema è... In condominio non ci sono questi limiti. Il condominio non ha nessun limite. Solo se io ho posseggo più appartamenti, più unità immobiliari, ma se sono all'interno del condominio, per il condominio vale, io posso avere 100 negozi all'interno esatto. Del condominio, per tutti e 100 vale. Cioè il principio qual è sostanzialmente? Non sono legale, però il problema è che alcune persone si trovavano per soggetti a dover pagare dei lavori perché una maggioranza imponente li approvava. E quindi uno dice, ma caspita, io non posso far nulla, gli altri si trovano i lavori a gratis, se ora devo pagare 30-40 mila euro in questo condominio, in quest'altro condominio. Ora non dico che sarebbe stato incostituzionale, ma poco ci sarebbe stato, ci saremmo avvicinati quasi. E quindi è stato detto, in un condominio fai quel che vuoi, dopodiché 44 villette sparse per l'Italia, due sì, le altre no, ecco. Spese tecniche incluse nel bonus 110%, le spese dell'architetto o del geometra o dell'ingegnere non informatico, ma ingegnere chiaramente che ne compete, sì, il resto l'amministratore no, l'abbiamo già risposto, altri tecnici che fanno le asseverazioni, sì, giusto magari chi fa la prestazione energetica, eccetera, eccetera. Poi, Giuseppe ci dice che a Lipari c'è il vincolo per quanto riguarda i pannelli solari, ecco, ci ha dato la risposta, quindi quando parlavamo, è un caso particolare lì, è da verificare, quindi con... Siamo sempre disponibili per un sopralluogo. Assolutamente, uno per la mangiare. D'Italia, secondo me, quello. Bellissimo Lipari. Luigino. Questa ora ci ha rifatto la domanda di prima che non capiamo forse. Un condominio con riscaldamento autonomo e non centralizzato? Se le lavorazioni riguardano solo il cappotto, quindi difficilmente si superano le due classi energetiche, questo implica che il condominio è escluso dal bonus 110%, il quale nel difficilmente ci sta un mondo. Ma non sono d'accordo. Secondo me invece facendo il cappotto è facilmente facciamo il salto di due classi e non facendo il cappotto, e facendo tutto il resto che non ce la facciamo. Quindi stiamo facendo un ragionamento di tipo... Facciamolo un pochettino più tecnico. La trasmittanza media di uno di quei muri che avete intorno è di 1. Vuol dire che in un'unità di superficie di un metro quadro, per un'unità di tempo di un'ora, passa un kilowatt attraverso quel muro. Dopo che avremo fatto il cappotto termico, quel muro avrà una trasmittanza termica 0,20-0,25. Vorrà dire che quel metro cubo di metano che avete comprato
per farlo diventare riscaldamento ci metterà quattro volte il tempo a uscire da quel muro. Quindi capite che mettere mani sull'involucro edilizio opaco vuol dire cambiare la partita in modo radicale, e quindi solo col cappotto si riesce a fare, secondo me, l'operazione sempre. Tutte le altre cose, e il normatore lo sa, perché hanno incentivato questo, il cappotto e in seconda battuta l'impianto di riscaldamento. E tutto il resto va bene, ma segue. Infatti, ok, vi faccio le ultime due domande, perché poi diciamo ne ho presa qualcuna che è arrivata dopo le 16, però appunto quelle dopo le 16 in teoria sono arrivate in ritardo, perché chiudevamo alle 16. È possibile vendere la casa dopo averla riqualificata prima dei 5 anni successivi alla riqualificazione? Quindi miglioro la casa a gratis, paga lo Stato, pagano i contribuenti italiani e poi la rivendo, è possibile? Sì. Non c'è nessuna norma che lo vieta. Oggi si è usufruito della ristrutturazione. Cioè, il concetto non è sostanzialmente... Il concetto per cui c'è questa norma sono due di base. Uno, far ripartire l'economia dal lato sostanzialmente delle aziende che lavorano sul territorio. La seconda è quella che un condominio riqualificato, un'abitazione riqualificata, migliora dei parametri per quanto riguarda l'inquinamento. Diciamo, il concetto per cui c'è questo super bonus dal punto di vista governativo è questo, e di conseguenza ne esce il resto, giusto? Giusto. Anche perché se ci avessero fatto, ne so, con gli stessi soldi comprato computer a tutti quanti sarebbe stato molto interessante, però tendenzialmente ci compravamo tutti degli Apple, i soldi arrivavano sostanzialmente in America, invece con i lavori l'avrei preferito, diciamo, per i computer, però con i lavori di riqualificazione energetica tendenzialmente mi pare che qual è il rapporto 1-3, Emiliano spiegacelo un attimo, quel rapporto di cui mi parli sempre, per un 1000 euro che si vanno però pare che per ogni posto di lavoro creato in edilizia ce ne siano almeno 3 nell'indotto. Siccome, come spiego sempre ai miei committenti, il cappotto termico non lo possiamo comprare su un sito di e-commerce e non può essere fatto in Cina, ma deve venire lì qualcuno, montare un contatto e rasare la superficie, c'è un'incidenza di manodopera altissima. La manodopera abiterà tipicamente nei 50 km intorno al cantiere, e del lavoro, famiglie, imprese, commercio e tutto quello che ci sta intorno, e quindi avremo sicuramente degli interessanti ricadute positive anche di tipo sociale. Perfetto, io con questo concluderei. Ci sono delle altre domande, non riusciamo a rispondere a tutte perché ne sono arrivate tante dopo le ore 16. Magari chiudiamo la diretta e poi raccontiamo altre due o tre cose, quindi se rimanete collegati. Io vi saluto, vi ricordo che domani, per chi è già cliente condomani.it, c'è un question time per gli amministratori di condominio con il dottor Vincenzo Cristofoli, in cui andiamo a rispondere a tutta una serie di domande contabili. Venerdì c'è la condosfida, Emiliano, questa cosa ti riguarda come amministratore di condominio. A proposito, proprio Emiliano, tu sei anche un amministratore di condominio e oltre ad essere il nostro Archistar, e ribadiamo, per chi volesse contattare Emiliano, un'email a info@condomani.it e poi giriamo così come la richiesta di contatto, magari anche per due chiacchiere private, senza nessun ragionamento economico da cui deve nascere, però magari poi potrebbe anche nascere un contrattino. Io vi saluto e a conto presto. Grazie a tutti.